Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi parliamo di unboxing. Sì, vi ho detto che finché non mi arriva quel componente in più per l'Home Theater io non riesco tanto a guardare ancora dei film 4K o comunque con un audio performante, perché sono fatto così. Se cambio un pezzo devo vedere con il pezzo nuovo. Ho fatto così anche con l'OLED, ho fatto così con l'amplificatore. Lo so, mi conosco, sono fatto così. Ma dato che ho preso della roba a cui tenevo molto, veramente molto, volevo presentarvela con dei piccolissimi unboxing. Ma andiamo a parlare del prodotto di oggi, tiriamo via il bigliettino da visita, figo, eh? Ed arriviamo con Lone Wolf and Cub, serie di film giapponesi che ero molto molto curioso di vedere. Qua in Italia non si vede proprio da nessuna parte, anzi non ho neanche guardato se è mai stato doppiato, ma sinceramente non mi interessa. Ed è un'edizione della Criterion, quindi Moreno ti sei buttato anche nel mondo Criterion. L'edizione è bellissima, sembra un manga, disegnata a manga, troppo bello. Troppo troppo bella. I tre dischi Blu-ray all'interno contengono sei film, i sei film della serie, più un settimo film che praticamente si chiama Shogun Assassins ed è la versione doppiata in inglese e rimontata per il mercato estero fuori dal Giappone dei primi due film. Hanno schiacciato tutto e hanno fatto un solo film anche con musiche diverse che devo ancora visionare. Di tutti questi film sono riuscito a vedere solo il primo film e oltre ad essermi piaciuto un casino anche il reparto video è veramente veramente ottimo e non vedo ora di continuare la serie. Il cofanetto è veramente veramente bello, la Criterion lavora bene e questo mi sembra che sia il primo film che ho della Criterion e veramente l'edizione è ottima. Se volete saperlo, in queste settimane sta uscendo in Italia la nuova edizione del manga originale, quindi se siete curiosi costicchia un po', ma è una nuova edizione del manga che era già uscito in Italia. All'interno troviamo nuovi restauri 2K di tutti e sei i film con audio mono originale giapponese non compresso. Ha il bitrate intorno ai 22-23 mega perché sono due film a disco, più anzi anche il settimo contenuto mi sembra nel terzo disco, quindi il bitrate non è che può essere chissà cosa altissimo, però si vede veramente bene, credetemi, non penso che si potesse tirare fuori altro dalla pellicola, non lo penso. La versione 1080p del rimontaggio Shogun Assassins, una nuova intervista a Kazuo Koike, lo scrittore del manga e sceneggiatore di ben 5 film della serie, L'âme d'un père, L'âme de sabre, un documentario del 2005 riguardo la lavorazione della serie, una nuova intervista in cui il sensei Yoshimitsu Katsuse discute e dimostra la tecnica della spada Soyu Ryu che ha ispirato il manga e il film. Una nuova intervista con la biografa Kazuma Nozawa riguardo Kenji Mizumi, il regista del quarto e il sesto film. Poi troviamo altri trailer, un documentario del 1937 riguardo la creazione delle spade samurai, nuova trascrizione in inglese e in più un piccolo booklet all'interno. Ragazzi, questo cofanetto è completamente in inglese, quindi dovete sapere l'inglese. E anzi, durante la visione del primo film, diciamo che qualche parte tradotta leggendola, intanto ci sono 3000 nomi giapponesi, non è stato facile. Questo film, almeno il primo, non è stato facile da seguire in inglese sottotitolato. Ok, ho capito la trama, ho capito tutto, poi mi sono andato a rileggere su Google qualche cosa, però non è facilissimo l'inglese, anche perché molti nomi giapponesi di molti clan, c'è un sacco di cose da tenere a mente per capire la storia globale. Ma andiamo a scoprire l'interno del cofanetto, che è bellissimo, questo lo mettiamo qua, cioè, dai, meraviglioso. Meraviglioso, è meraviglioso. Questo lo volevo da un sacco di tempo. I tre Blu-ray, il booklet fatto a manga. Poi in teoria dovrebbero essere proprio i pezzi dei manga, questo qua, il pezzo del manga. All'interno troviamo la descrizione di tutti i film, una piccola introduzione.
Il film mi è piaciuto tanto, diciamo che è un po' separato a metà, è come se fossero due puntate di un telefilm, molto sanguinolento, veramente molto, però ci sono delle scene anche in slow motion che sono veramente ottime e, cosa che mi ha sorpreso, non ha assolutamente lo stile dei film anni 70, sapete quei zoom, lo stile di un film anni 70, assolutamente è un film, potrei dire, neutro nella regia, molto molto neutro, e non pensavo, I film sono tutti interpretati da Tomisaburo Wakayama, che interpreta Itto Ogami, il papà di questo bimbo, poiché a lui l'hanno, diciamo, fregato i clan nemici. Lui era l'esecutore dello shogun e per una cosa che non gli è piaciuta a uno dei clan l'hanno fregato. All'inizio gli perde una persona cara e inizia il lungo viaggio lungo il Giappone con lui, suo bimbo piccolino e la culla. Tenetemi a mente la culla e dopo vi spiego il perché, però veramente sono molto curioso. Questo è Sword of Vengeance, seguito da Baby Cart at the River Styx, Baby Cart to Hades, Baby Cart in Peril e Baby Cart in the Land of Demons, con l'ultimo capitolo White Heaven in Hell, tutti interpretati da lui. Il regista cambia. E poi abbiamo anche la descrizione del trasferimento. I sei film di Lone Wolf and Cub sono presentati nell'aspect ratio originale di 2:41. Questi nuovi trasferimenti digitali sono stati creati a risoluzione 2K dai negativi originali 35 mm. La traccia originale è stata rimasterizzata dalla traccia ottica della pellicola 35 mm. Anche qui hanno tolto tic, tamp, tump, tutto eccetera eccetera. E sono curioso anche di vedere l'edizione dei due film collegati insieme, quello non penso che abbiano fatto alcun restauro, avranno trovato la pellicola migliore a disposizione. Comunque credetemi che se siete fan dei film giapponesi sui samurai, vendetta eccetera, qui avrete pane per i vostri denti. Veramente il primo mi è piaciuto un casino, l'unica cosa è davvero troppi nomi, troppi clan, non è facile da seguire, non è assolutamente facile, cioè gli eventi li capisci perché li vedi, però le sottotrame in mille nomi che dicono non è assolutamente facile. Voi direte, ok Moreno, abbiamo visto il cofanetto, ma questo almeno in mio possesso è il primo cofanetto con un easter eggs. Ma dov'è l'easter eggs in questo cofanetto? Dov'è? Oh, ma è qui di lato. Se voi tirate via questo, c'è un segretino qui di lato, c'è un piccolo segreto. Cosa c'è qua? Oh, una pergamena, conterrà una mappa del tesoro? E cosa c'è? Questa è una chicchetta, vero? Molto molto carina. Non voglio neanche stropicciarla tanto e la carta è finissima. È proprio fine, non riesco a aprirla. Questo è il progetto della culla con tutte le armi che ha al suo interno. Adesso ve lo avvicino un po', speriamo che metta fuoco. Sì, la ripresa è upside down, sotto sopra, quindi io sono al contrario in questo momento. Spero che si veda bene in 4K. La descrizione di tutte le parti, vedi, ruote, coltelli, spada, eccola qua, se doveva ancora aprirsi. Fantastica, perché la culla dentro ha tutte le armi, infatti in una scena io non lo sapevo, tira fuori le spadine, poi leggendo varie recensioni del cofanetto ho scoperto che conteneva questo easter eggs nel cofanetto, solo che adesso non sono più riuscito a ripiegarlo esattamente come era in origine, quindi rimane un po' spessino e non si chiude più benissimo come prima, ma fantastico, cerchiamo di chiuderlo meglio che possiamo. Così chiudiamo il cofanetto e lo mettiamo via. Ecco qua, lo rinfiliamo qua dentro.
E qui c'è l'easter eggs. Penso sia il primo cofanetto in cui c'è un easter eggs. Non lo sapeva nessuno e non era dichiarato nella descrizione del cofanetto. Uno ha visto qua, ha provato ad aprire e ecco lì l'easter eggs. Ok, Lone Wolf and Cub, edizione Criterion. Veramente ottima, devo proseguire nella visione dei film, ma se già gli altri mi piacciono un pochino come mi è piaciuto il primo, siamo a posto. Quindi ve lo straconsiglio, non costa pochissimo, questa è la versione B, in teoria anche la versione A dovrebbe essere region free, anche se c'è scritto A e questa è B, dovrebbe leggersi, ma è una cosa che devo ancora appurare, quindi se lo trovate, se siete curiosi, accattatelo perché è veramente bello e merita veramente tanto. Lone Wolf and Cub, ci vediamo nella prossima puntata, sayonara a tutti e bye bye. Tete mo to haha mo.